Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Reduce da un grande successo di due giorni fa su Canale 5. Ecco, è la nuova avventura di Mesa, Canale 5, è del nuovo. È iniziata, sta andando bene, speriamo che migliori, perché le cose migliorare. E che dire, niente, sono felice di essere qua, anche perché io sono tifoso sicuramente della Roma, lo sappiamo, però essere premiato è stata la prima volta nella mia. Devo dire anche emozionato. Beh, Caspar è un tifoso vero perché lui è tutte le domeniche, poi con tutta la famiglia a Tribuna Tevere. Sì, ho tutti e cinque figli, anzi, dico cinque perché no, perché mia moglie la considera una figlia, è giovanissima, quindi cioè, no, cinque figli, parto da lei fino ad arrivare all'ultimo, sono qualche mese. Sono anni che partecipo sempre ovviamente alla finale da stadio. Mi trovo benissimo e devo dire che stanno molto bene. Sì, molto bene, ma devo dire che quello che stanno dicendo, guarda che ci sta, e dove sono io come matto proprio, diventa un'altra cosa che non so lo stato. È bello così. Sì, penso che sia bello, non so, per quello che mi sta vicino, perché ogni tanto mi sono addosso, mi comincio a fare scimento con la testa. Speriamo che saltare addosso a qualcuno, purtroppo non potrò saltare addosso a nessuno, lo sai, perché sarò a Milano per fare il posto. Vabbè, a Milano, salta addosso a qualcuno. Ecco, sì, sarò da solo nel camerino di Mediaset con la televisione in là, che attenderò di entrare in viaggio obbligato. Spero che in quel momento la Roma faccia qualcosa di positivo e quando tornerò a Roma sarò col sorriso in faccia. Per forza. Premia Caspar. Premia Caspar Camparoli per la sua incrollabile fede giallorossa. Premia l'attrice Giorgia Viero. Wow.